Vadi pure, uomo. Tatant viei putten. Putten. Dansa tant. Tatant. Tatan. Tatan. No, no, mastico. Come dice il buon microbo. Tante era la zia, la tante. Che stava nella tante, che stava nella tenda, capito? Assieme a Micron. A Macron detto Micron, visto che era minuscolo, che era minuscolo. Micron così. Micron se come sa. Sì, come sa. Eri piccola, così. Pronti, allora. T'ho seguita, t'ho fermata. Eri piccola. Piccola, così. Eri piccolo così? Questa è una canzone che potrebbe cantare la fidanzata di Macron, sì. No? Eri piccolo. No, bella l'idea, bella. No, bella, la faccio. Bella, oh, guarda, cazzo, questo è troppo bello. La vieille più tenna. C'è un gruppo che facciamo Buscaglione, gli cambio il testo e la giro. È troppo importante, sì. La facciamo. Oh, poi ve la mando. C'è i nostri indirizzi, esatto. Veniamo da te e facciamo un altro video. Faccio pubblicità al gruppo i Fred's Groove, faremo questa canzone girata alla Macron. Ma questo è il bello di questa femmina che è stata la professoressa di Micron. E se l'è proprio cresciuto. Sì, se l'è cresciuto e non si sa a quel fine. Come tutte le più tenne. Sì. Ad uso e consumo del loro progetto politico. E che ha una faccia chiaramente costruita ad hoc. Se c'è una cosa che è interessante, tu che ne pensi in merito? Che quella donna c'ha una faccia costruita ad hoc. Beh, una che lascia marito. Non della Langdoc, ma ad hoc. Una che lascia marito e tre figli per andare con uno da 16 anni. Mi fa pensare. E la miei putten. Allora, certo. Ma ce ne stanno tante. Sì. Allora, progetto di relazione, sentiamo che cosa si dice questo allora, progetto. Ah, fissiamo un argomento. Allora, qui è Parlamento Europeo. E dico poco. Un atto ufficiale. Dici commissione. Poco, sì, per quel che conta, dici poco. Ah, certamente, no, conta. Perché la gente non sa che il Parlamento europeo non ha poteri di iniziativa legislativa. Sì, in teoria. Infatti, questo è un progetto di relazione, di legislazione si chiama. Sono loro uomini i quali, intanto che obbediscono a loro signori, hanno sempre una grande importanza. Quando però non obbediscono, siccome il Parlamento non conta niente, infatti c'è scritto progetto di relazione recante raccomandazioni alla Commissione, che è quella che decide, quella che legifera. No, nemmeno la Commissione. Vabbè, lo so, però non è come il Parlamento, si risponde tranquillamente ma è la Commissione, a noi. È la Commissione che propone, che non è competente. E che il Consiglio dei Ministri europei poi emana. È il modello che ci stanno proponendo, infatti da anni ormai. Il Parlamento non esercita più la sua funzione legislativa. Esattamente, è un bluff. Esatto, tutte le leggi che vengono, che promanano dallo Stato, non vengono più dal Parlamento, ma vengono dal governo sostanzialmente. E ci stanno proponendo il loro modello. Certo. Il modello europeo è fatto esattamente così. Esattamente. C'è la Commissione allora, europea. Il Parlamento approva, come nelle vecchie istituzioni medievali, quelle varie associazioni qua e là che creavano appositamente per dire sì signore, esatto, al signore o soprattutto all'arcivescovo, beh, queste istituzioni sono state ripristinate, perché non è male, hanno ripristinato un'antica cultura medievale. E fra l'altro trovano anche il soggetto qui addossare le colpe, no? Perché la gente se lo prende con i parlamentari, mica con il governo. Come se i parlamentari avessero qualche funzione e reale possibilità, esatto, di potere, esatto. Di gestione del potere. Però una volta le famiglie nobiliari, quando non potevano picchiare il signorino, picchiavano il figlio di qualche servitore. Come no? Al posto del signorino. Adesso si fa col cane. Adesso lo fanno col cane. Allora, a volte anche col canguro. Relatore Madi Marro Delvaux, eccolo qua, belga, è una signora belga, una deputata belga, la quale... È una deputata o una imputata? No, deputata. No, sarà imputata. Dopo quello che ha scritto qui è probabile che sarà imputata. Che ci dice? Allora, qui lei incarica varie commissioni di indagine e di... valutazione di tutta una serie di caratteristiche
che si vengono a realizzare in questo determinato momento e che non erano previste da nessuna normativa né europea né nazionale e a cui stanno cercando di porre rimedio varie normative nazionali che però sono del tutto avulse le une delle altre, per cui praticamente ognuno va a fiuto, va a braccio e ovviamente non c'è una normativa unica europea come dovrebbe essere in una federazione o confederazione di stati, come la volete intendere più piacevolmente voi. Allora, in tutto questo ci sono tutta una serie di proposte, di considerazioni originariamente, e cioè tutti considerato che si fa abitualmente nelle interrogazioni parlamentari. Tutta una serie di premesse in oggetto su cui discutere, per cui gradualmente poi arriviamo alla proposta di invito a discutere per la Commissione e poi a legiferare per il Consiglio dei Ministri. Insomma, tralascio tutto e dico solo questa frase: sottolinea che è necessario destinare risorse sufficienti alla ricerca di soluzioni alle sfide sociali ed etiche sollevate dallo sviluppo tecnologico e dalle sue applicazioni. Qui parliamo di tecnologia e di scienza, di innovazione, ma la tecnologia deve andare di pari passo alla legge, perché se no altrimenti diventiamo tutti apprendisti stregoni, ci scappa ci scappa il soggetto che noi abbiamo creato e crea danni a non finire, non si sa chi cazzo deve intervenire, di chi è la responsabilità e quant'altro. Come in quell'ottimo film molto predittivo, quello Odissea nello spazio, certo, dove c'è la ribellione. La macchina prende il comando. Esattamente. E siamo molto, molto importanti. Al 9000. Allora, al 9000 preveggeva già nel 1975-80, perché Asimov, Clark, questa gente qui prevedevano già questo. Dicevo, Kubrick aveva previsto all'epoca, nel 1975 mi pare che è stato fatto Kubrick si ispirava a quei due nomi che ho detto io. Ma ci arriviamo, perché anche loro si ispirano chissà come, chissà perché, a due scrittori di fantascienza o tre, perché c'è anche qualcun altro, poi lo vediamo. Insomma, tralasciamo tutte le varie considerazioni perché il documento è molto ampolloso e anche molto specifico. Presuntuoso, ma d'altronde era determinante, certo, che uno si presentasse così, se no dicevo questo che cazzo viene a dire. Certo. Allora, già non conta un cazzo per il fatto che è la deputatessa europea. In più se viene a dire ste cazzate, ti immagino. Ma infatti qua fa riferimento problema. Lei pone un problema che esiste. Il problema, cioè la questione sta, la soluzione di questo problema è che perché per i signori che hanno commissionato o che ragionano da quel pulpito su questi problemi non è la stessa soluzione che andrebbe bene a noi. Certamente, deve essere sotto il profilo sociale. Ma questo è un problema fondamentale, direi, che taglia a metà e finalmente ricrea un problema di scontro sociale autentico. Che non è più quello fra destra e sinistra, sociale e morale. Neoliberismo. Esattamente. E gli esseri umani. Esattamente. Chiamali come vuoi. Esattamente. È così. Allora, qui parla appunto di Mary Shelley, che fa riferimento appunto al mostro di Frankenstein. La quale era moglie di... Di Shelley, sempre. Esattamente. E che cosa aveva scritto Shelley? Shelley aveva scritto Il Castello d'Otranto, che è il primo... romanzo di serie gotica, diciamo. Esattamente, che poi il primo romanzo gotico della storia cinquantennale nell'epoca vittoriana, in Inghilterra vittoriana. E quindi insomma, ecco qua Golden, poi passando attraverso il mito classico di Pigmalione, ricordiamocelo sempre, di George Bernard Shaw, esatto, ricordiamocelo. E poi ancora il Golem, la grande interpretazione di Laurence Olivier, il Golem di Praga
di Karel Kapcsek, ma identificato nella fase originaria da Immanuel Kant, là lui per la prima volta accennato. Qual è il mito fondamentale del golem? È uno dei soggetti mitologici della cultura ebraica carpazica. Bravissimo, perfetto, perfetto. Non è un caso, non è che arriva lì. Qual è il mito del golem? Che l'uomo che crea, crea superuomo, che viene schiacciato, se lo mangia. Esattamente, che è il mito di Frankenstein e del golem, tutti e due assieme. No, ma lì... stranamente anche il nome Frankenstein richiama certe connotazioni carpazziche. Esattamente, diciamo carpazzi. Esatto. E quindi io mi è venuto in mente adesso una immagine iconografica di un mostro che si mangia, c'ha in mano un omino piccolino. Certo, certo. Non solo, di un grande pittore italiano. E dimmi chi è? Ha fatto tutti questi strani mostri, è un grande antimilitarista. C'è un uomo che sta fra. No, c'è un uomo, sì, è una specie di tantalo, una cosa di questo genere. Esatto. Ed è di un grande pittore italiano morto di recente. Va bene, insomma, niente. Attilio Greco, il nome di questo. Mi è venuto in mente adesso. Esattamente. E quindi. Tutte queste, diciamo, richiami storico-filosofici e orfici, sì. Perché è tutto anche molto trascendente. Esatto. Creano questi miti che sono stati trattati in maniera mitica, appunto, mentre in realtà oggi noi ci dobbiamo confrontare con il mito reale. Sì, comunque, non è più la morte del Mitra, mito per... aspetta, non c'è è più anche la Mitra che uccide, certo, che uccide il toro, certo, rappresentante della forza brutale. Non è più solo il mito che va smitizzato, l'eroe che va de-eroizzato, sminuito nella sua realtà morale, ma ricondotto al mondo reale. Quindi il mito oggi diventa realtà attraverso l'androide. L'androide, sì, creato da noi, dalla nostra tecnologia, dalla nostra scienza. Guerre stereali. Che mentre scrivevano tutte queste belle fantastiche storie, no, non c'erano le capacità tecniche per realizzarle. No, ci sono le capacità. Ora ci sono. Ah, ma guarda, ci sono più di quanto ora tu non ci sono. Credi. Sì, ora ci sono le capacità tecniche. Certo. E quindi noi siamo per creare fantasmi, questi il golem, il pigmalione, il Frankenstein e tutto quello che abbiamo detto poco fa, e oggi abbiamo la tecnologia, il potere, le risorse, le conoscenze per poterlo realizzare. E dobbiamo incominciare non solo a aver paura del mito, ma a aver paura dell'eroe. Attenzione, perché l'eroe è diventato il mito. Attento. Allora, mentre la grande mitologia ha narrato la storia di eroi che combattevano contro i mostri naturali in favore della civiltà umana e del genere umano, oggi è il contrario. No, l'eroe di quel tipo lì dobbiamo recuperarlo noi. Non dobbiamo essere quel tipo di eroe, certo, che combatte contro la macchina. È l'uomo che deve ridiventare eroe. Allora, io voglio ricordare, e con questo dico che vorrei finire, perché ci mette un discorso di carattere mio, storico. Feci fare a un mio amico pittore, molto tempo fa, circa 35, l'hai visto? 35 anni fa oltre, un quadro in cui c'era Don Chisciotte che cavalcava un cavallo... Ronzinante. No, che sì, ma che cavalcava un cavallo meccanico, che andava a combattere contro dei castelli, con dei mulini di un certo tipo, ma l'importanza era che Don Chisciotte cavalcava un cavallo meccanico. Certo. E l'ho fatto circa 30 anni fa. E allora, entriamo sempre, diciamo, senza tergiversare troppo, perché sennò annoiamo la gente. Certo. Qui abbiamo evidenziato tutta una serie di commi, di paragrafi e quant'altro, in cui che poi riporteremo ovviamente su Alba Mediterranea, scaricabile da tutti e quindi da tutti valutabile nella sua dimensione epocale, perché qui parliamo di qualcosa che trascende l'epoca attuale o il secolo, trascende i millenni. Cioè qui siamo a un trapasso non solo culturale ma di civiltà.
siamo in un momento in cui passiamo dall'orlo del tempo a oltre l'orlo del tempo e non sappiamo cosa ci aspetta, perché il tempo in quel momento lì diventerà una costante diversa da quella attuale. Cioè noi oggi viviamo secondo un metro di tempo e dopo andremo avanti in un secondo momento, in una seconda fase della civiltà umana, se rimane civiltà umana, perché è tutto da vedere se riusciamo a sopravvivere a questo evento. Ora il problema però, se mi permetti, ti faccio una piccola interruzione. Chi ha detto che noi in qualche modo dobbiamo difendere la civiltà umana? Non è detto che noi dobbiamo difendere l'umanità in quanto tale. Provare. Noi possiamo anche allearci con le macchine. Certo, certo. Ma infatti quello che... Per quale valore? Allora, Isaac Asimov nel 42 e poi nel 52, quando ha riformulato le quattro leggi, che prima erano tre del 42, e diceva esattamente questo, che cioè, è qui nel testo, tu pensa che questa signora deputato europeo è andata a ripescare le quattro leggi della robotica di Isaac Asimov. Eccole qua. Dove sta? Aspetta, E ha fatto bene. Le ha modificate in senso attualizzato, e cioè dice licenza dei progettisti, l'ha chiamata, non più le quattro leggi della robotica, ma il progettista deve tener conto dei valori europei di dignità, libertà e giustizia prima, durante e dopo i processi di progettazione. Valori europei? Sì, sì. E poi, perché loro parlano di leggi europee, ovviamente. Ma l'Europa è sempre stata al centro del mondo. In cima a tutti. Come insegna Santa Madre Chiesa, o sbaglio? L'Europa è un'entità che adesso dà molto fastidio. Allora, sviluppo e diffusione di tali tecnologie per quell'esigenza di non ledere, ferire, ingannare o sfruttare gli utenti vulnerabili. Il progettista deve introdurre principi affidabili di progettazione dei sistemi in tutti gli aspetti del funzionamento di un robot, tanto per la progettazione dell'hardware che del software e per qualsiasi trattamento dati on platform o off platform ai fini della sicurezza. Il progettista deve introdurre funzionalità di privacy by design, tutela della vita privata in fase della progettazione, in modo da garantire sicurezza delle informazioni private e assicurare che quelle ultime siano utilizzate secondo un modo appropriato. Il progettista deve integrare evidenti meccanismi di opt-out, postazioni di arresto d'urgenza, che devono essere coerenti con gli obiettivi di progettazione ragionevole. E qui arriviamo alla imitazione evidente di Asimov. Il progettista deve garantire che un robot funzioni in modo conforme ai principi etici e giuridici locali, nazionali e internazionali, e qui ci siamo. Il progettista deve garantire che le fasi decisionali del robot possono essere ricostruibili e tracciabili, a proposito della responsabilità, no? Il progettista deve garantire l'obbligo della massima trasparenza nella programmazione di sistemi robotici, come pure la prevedibilità del comportamento dei robot. E poi ancora, il progettista deve analizzare la prevedibilità di un sistema umano-robotico, ecco la simbiosi, romano-robotico, esaminando l'incertezza di interpretazione e azione ed eventuali errori robotici o umani. Il progettista deve sviluppare strumenti di localizzazione fin dalla fase di progettazione del robot. Questi strumenti aiuteranno a rendere conto e a spiegare il comportamento del robot, seppur in maniera limitata, ai vari livelli previsti per esperti, operatori e utenti. Cioè praticamente le quattro leggi della robotica sono infilate qui in vario modo in queste direttive per i progetti. In ogni caso, per concludere, perché adesso dovremmo... No, aspetta, c'è un altro argomento che devo dire ancora. Allora, la cosa importante in tutto questo, ecco, facciamolo vedere... Come ho sottolineato anche altre cose, ma questa è la più importante, perché va a toccare poi un problema assolutamente sopravvivenza proprio alimentare, e cioè che è del parere che alla luce dei possibili effetti della robotica e dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro debba essere seriamente presa in considerazione l'introduzione di un reddito di base generale e invita tutti gli Stati membri a procedere in tal senso. Cioè vi significa che i signori robot, siccome sono più bravi, più efficienti, più efficaci, insormontabili, indistruttibili, non si ammalano mai, non fanno le vacanze, non fanno le ferie, lavorano 24 e non fanno ore, sciopero soprattutto. Non fanno sciopero, lavorano 24 ore su 24 e non 7, 8, 6 quanto lavora un umano. Questi signori qua producono almeno una stessa macchina che va alla stessa velocità di produzione di un uomo, il che è già tutto dire che una macchina produce sicuramente 20-100 volte più velocemente di un uomo, per di più lavora 365 giorni l'anno per 24 ore al giorno. Quindi è economicamente già oggi assolutamente più conveniente rispetto a qualunque altro tipo umano, tant'è che nei prossimi due anni la Cina, che è il più grosso produttore mondiale di qualunque manufatto,
perderà circa il 75% della sua forza lavoro, cioè uno su quattro continuerà a lavorare e gli altri bisogna inventarsi. Continueranno a fare i cinesi. E fanno i cinesi, ma non lo so come sopravvivono. Se mangiano questi, le rane, mangiano i serpenti. I cinesi verranno a romper cazzo qui, come ha fatto Temujin, verrà qui con le orde. Benissimo. Con le orde. Va bene. Capito? Siamo quindi all'origine di un nuovo luddismo. Che vi posso dire, ragazzi? Grazie per i ragazzi. In Germania esiste già, come dicevo, una fabbrica della Nike, mi sembra, adesso sì, da verificare. No, ma non c'è, guarda, basta andare a Padova, che non, la fabbrica di Benetton. È senza operai. Cioè, ci sono la fabbrica di Benetton è senza operai. Okay. Prima lavorava in Cina al costo cinese di 30 euro al mese. Poi macchine, adesso ha trasferito, delocalizzato lì, adesso l'ha rilocalizzato a Padova, dove c'è uno stabilimento che c'è un tecnico e produce 200.000 maglioni l'anno, tutto automatizzato. Ma allora il robot sarà la nuova forma di nazionalismo. Ok, la gente senza tutte queste scarpe che produco, tutti questi maglioni che produco, è la fine del che mondo. Nella civiltà industriale aveva un modo, cioè c'era l'operaio che andava a lavorare, produceva, aveva il reddito e aveva un reddito per comprare la macchina, andava alla Fiat e comprava la macchina. Dato che posso produrre in misura illimitata, no, c'è qualcuno le qui merci che dice... chi le compra se nessuno ha lavoro? Qui c'è un nuovo ibrido tra l'uomo e il millepiedi, te lo dico io. Qui c'è stato qualcuno ieri e oggi che ha detto che non è vero un cazzo quello che hai detto te, quello che diciamo noi. Ha detto no, non è vero, non è possibile. Ma vedi che loro ci hanno già pensato da un punto di vista ideologico. Reddito di cittadinanza, l'elemosina transitoria. Perché un'elemosina transitoria per convincere la gente, certo, che si possa passare da un sistema di produzione come quello che conosciamo, industriale, certo, eccetera, in cui la gente lavora, produce, certo, ha un reddito, certo, a un sistema in cui si produce e la gente non ha un reddito. Ho capito, ma che senso c'ha? E non a quel punto neppure. Che senso c'ha? L'imprenditore che vantaggio c'ha? Perché questi signori qua che ti propongono queste cose qua non sono dei benefattori. No, sono dei coglioni. E peggio ancora. Io gli ho fatto un complimento, gli ho fatto. Però questi signori qua ti propongono il reddito di cittadinanza solamente come fase transitoria. Sicuramente hanno in mente qualcos'altro, perché non è sostenibile un sistema. Guarda, c'è tipo un bellissimo film che si chiamava 1975 con Burt Lancaster, che faceva vedere che lui viveva in una società dove praticamente c'erano queste fabbriche enormi, dove non si sapeva che cazzo producevano, entravano gli operai e non si vedeva mai nessuno. E uscivano scatolati. Biscotti. Uscivano biscotti e la gente si mangiava i biscotti dati gratis dallo Stato. Mi pare giusto. Abbiamo detto tutto. Dopodiché, cari amici, sempre so long. Sempre so long, e qui abbiamo la nostra bandiera nazionale che sarà in futuro la difesa nazionale dei robot italici. Pace e bene.